Questo programma è offerto da e ben arrivati al Castello di Cavagliano, dove noi vi aspettiamo per tutta la giornata, perché che facciamo? Presentazioni letterarie, Bistrong Edizioni e il blog di Eleonora Marzella. Grazie della linea, Eleonora. Io nel frattempo mi trovo in compagnia del primo autore, anzi della prima autrice, Chiara Ortuso. Benvenuta, Chiara. Buonasera, grazie mille per l'invito. Allora, come prima cosa ti chiedo una piccola presentazione per i nostri telespettatori, per far sapere a tutti chi sei. Io sono una professoressa di storia e filosofia, vivo in una bellissima cittadina in provincia di Reggio Calabria che si chiama Palmi. E sono particolarmente appassionata di umane lettere e di filosofia e mi diletto nella scrittura. Ho scritto 5 libri e oggi presento il mio 5° libro. E il ruolo della scuola postmoderna. Da docente chiaramente non potevo esimermi dalla pubblicazione di un testo che abbia come oggetto il ruolo che la scuola svolge all'interno di quella che noi definiamo, citando e rubando un'affermazione di Bauman, come appunto la società liquida, una società che priva l'individuo, l'uomo, di punti di riferimento solidi, fagocitandoci all'interno di un reale assai complesso, direbbe Edgar Morin. È chiaramente la scuola che rispecchia il sociale e le mutazioni antropologiche non può che seguire questa scia, riducendosi in fondo ad una sorta di istituto, diremmo quasi burocratico. Ormai il docente non è altro che un compilatore, un burocrate, e l'ora di lezione, come direbbe Recalcati, viene a privarsi del suo contenuto essenziale, cioè quella che noi potremmo oggi definire come l'erotica del sapere. E ricanalizzare quella che è la passione verso lo studio e verso il sapere dovrebbe essere oggi il compito della scuola, il compito soprattutto di una disciplina che ho la fortuna di insegnare, che appunto è la filosofia. A quali progetti stai lavorando? Magari, non so, un sesto libro? Al momento sono presa dai miei studi pedagogici, sono anche una pedagogista e sicuramente continuerò sulla strada della scrittura, ritornando un po' a quella saggistica filosofica che io ho sempre amato e che rappresenta il perno delle mie ricerche e dei miei interessi. Grazie Chiara, grazie mille. Ti ritroveremo presto, grazie per essere stata con noi nel frattempo e per averci esposto il tuo 5° e interessantissimo libro. Alla prossima. Grazie mille, arrivederci. Andiamo con la seconda ospite, abbiamo un'altra autrice, Francesca Giacomello. Ciao Francesca, ben trovata. Voglio chiederti subito una piccola presentazione per i nostri telespettatori. Sono Francesca Giacomello, autrice di Il viaggio per volare, edito Bistrong Edizioni. Oh. E ho scritto anche altri libri, ma oggi vi presenterò questo. Ok, parlaci un po' di questo libro. 7 settembre, in occasione della giornata internazionale del turismo. È una sorta di diario di viaggio che abbiamo intrapreso io e il mio compagno per arrivare in un posto dove si vuole il parapendio. Sia io che il mio compagno siamo appassionati di questo sport e raccontiamo attraverso questo breve romanzo le nostre vicende, le nostre emozioni e quello che questo sport realmente ci trasmette. Ho scelto questo argomento perché penso sia uno sport abbastanza di nicchia che poche persone conoscono e soprattutto perché penso che c'è bisogno che venga valorizzato e vengano sottolineati gli aspetti di questo sport che nessuno ancora ha fatto. E che difficoltà hai riscontrato nella scrittura di questo libro, se ne hai riscontrate, perché magari non ci sono state? Sicuramente la difficoltà di trovare la maniera giusta di spiegare alcune cose, perché sono consapevole che molte persone non conoscono questo sport e non conoscono questo mondo. La premura mia è stata quella di trovare una maniera semplice per spiegare questo sport e soprattutto tirar fuori attraverso la scrittura le emozioni che questo sport evoca in me, nel mio compagno e in generale nel lettore. Ho avuto anche l'idea di mettere dei QR code alla fine in modo tale che queste emozioni si concretizzino in maniera più esplicita attraverso
questi metodi interattivi. Ok, quindi hai utilizzato fondamentalmente un linguaggio semplice, credo, e poi hai utilizzato anche un linguaggio visivo, tra virgolette, nonostante sia un libro, perché che cosa possiamo trovare in questi QR code? Non so se delle foto, dei video che magari avete fatto tu e il tuo compagno. Esattamente, e ho voluto mettere alla fine in questi QR code foto e video che spiegano ancora meglio quello che ho scritto nel romanzo e soprattutto diano al lettore una prospettiva diversa rispetto a ciò che ha immaginato leggendo il romanzo stesso. Ci sono altri progetti a cui stai lavorando in questo momento? Sì, uno, sto cercando di scrivere uno sport romance, ma ancora in costruzione, preferisco non dire niente Allora, non diciamo sulla nulla, ce capoeira. lo racconterai magari in una prossima intervista. Ci vediamo la prossima volta con il tuo prossimo progetto di cui non ci hai svelato nulla, però. Ciao Francesca! Sono due libri fantasy. Il primo si chiama Alla ricerca della fontana magica, mentre il secondo è Problemi nel regno della fontana magica. Quindi è Perché il siamo seguito. coerenti Siamo comunque. coerenti, è il seguito. Ho sognato il finale, quindi poi ho cercato di ricreare la storia al contrario. Cosa ti Quindi piace del mondo fantasy? è il poter creare tutto dal nulla senza cercare di accontentare magari degli stereotipi. Quindi io subito non sapevo bene come creare il regno, poi mi sono guardata intorno. E ho visto le colline dove abito e ho detto: ma perché non creare il regno come il luogo in cui vivo? Questi tre ragazzi, 14-15 anni, che sono molto avventurosi e anche coraggiosi, perché si mettono alla ricerca di questa fontana magica che nessuno sa dov'è. Quindi devono partire da zero. Difficoltà durante la stesura? Allora, proprio è iniziare. Iniziare guardando quel foglio bianco del PC e cercare di mettere qualcosa in quel file. Blocco dello scrittore, come si combatte? Diciamo che io proprio il blocco dello scrittore non l'ho avuto perché poi sono riuscita piano piano, è uscita la storia, i personaggi, quindi effettivamente un blocco dello scrittore non l'ho avuto. Adesso, una cosa che ti piace della scrittura e una roba che invece proprio dici no, assolutamente non mi piace. Allora, è creare, certo, creare quando si inizia a scrivere, improvvisamente ottengo proprio l'incipit per poter creare il carattere dei vari personaggi, descriverli, quindi è bello proprio il creare dal nulla dei soggetti che prima non c'erano e adesso poi esistono. La mia mente è fantasy, quindi non riuscirei mai a creare un'altra tipologia di racconti. Quale messaggio vuoi trasmettere? Che si vede in entrambi, si può dire, i libri, l'amicizia è, diciamo, questo spirito che collega questi amici che naturalmente si imbattono in terribili anche avventure durante questo percorso e cercano sempre di darsi una mano. Allora, ringraziamo Riccarda Pesce per essere stata con noi. Grazie. Roberta Caradonna, scrittrice con Tra le braccia di un gigolò. Allora, questo romanzo nasce da una mia riflessione dovuta a una trasmissione. Una trasmissione che io guardo tutti i giorni, tutti i pomeriggi. Ho deciso di scrivere questo romanzo, che è il mio primo romanzo erotico, tra l'altro. Sicché segna anche una svolta per me. Quali sono le difficoltà nel scrivere questo argomento, nel trattarlo poi, ecco? La difficoltà maggiore è stata quando sono andata più nel profondo nell'interazione fra i due protagonisti, nell'interazione più hot, diciamo, perché mi ha creato e mi crea tuttora tanto imbarazzo. Chi l'ha letto se l'è ritrovato fra le mani, chi mi conosce veramente, gli è piaciuto tantissimo e non si aspettavano questa mia svolta. Diciamo che questo è totalmente diverso dagli altri, molto più corposo, dove le emozioni sono più intense e c'è una buona dose di erotismo. Che tra l'altro io quando ho iniziato a scrivere, anche se avevo letto 50 sfumature di grigio, perché leggere erotico non mi dispiaceva, cioè per me era una bella lettura, però il mio pensiero è stato no, io non avrò mai il coraggio
non scriverò mai un romanzo erotico. Ed infatti, ed è stata una bella sfida. Cosa diresti a tutti coloro che non hanno mai scritto ma magari ci pensano? Io consiglierei di provarci, se hanno qualcosa di dentro di forte, di tanto forte che li spinge a raccontarsi, a raccontare, e li spingo, cioè secondo me dovrebbero farlo perché è una cosa bellissima. Il messaggio che voglio sempre trasmettere con la mia persona, con la mia scrittura è emozione e mandare qualcosa, sempre qualcosa di personale e di abbattere tutti i pregiudizi che ci possono essere nel mondo. Ringraziamo Roberta Caradonna, scrittrice. Grazie a te per tutto quello che fai per noi. Un artista in questo momento sul palco. Sono qui oggi perché alle mie spalle ho 10 dei miei scatti che Eleonora ha selezionato. E questi 10 scatti poi sono stati scelti per 2 bellissimi libri. Ho realizzato tutte foto di miniature. In questo caso, per esempio, abbiamo il funambolo, che è un omino in miniatura che cammina su uno spago attaccato a una bacchetta per mangiare il sushi. Cioè, quindi proprio prendere questi oggetti di routine che tutti i giorni ci circondano e stravolgerli, dando vita così a questi scatti un po' divertenti, no? Andiamo avanti con tantissime autrici. Antonella Merola. Ciao Antonella, chiedo anche a te di presentarti ai nostri telespettatori. Io mi chiamo Antonella Merola, vengo da Ascoli Piceno, Castel di Lama. Sono qui per presentare il mio romanzo d'esordio, Lo specchio infranto, il mio primo romanzo. È un fantasy romantico che segue le vicende di una ragazza che viene dalla Terra. Si chiama Isis e si ritrova in un altro mondo tramite un portale magico che è uno specchio nell'acqua e si trova su Shinji. Questo è un mondo che ho inventato io. Mi sono ispirata al mio autore preferito, è Stephen King, e seguo molto. E l'altro, per quanto riguarda la letteratura classica, è Shakespeare, quindi è un po' influenzato. Però quello che ho seguito è molto The Witcher e il Trono di Spada, anche per gli intrecci politici. Il mio libro vuole colpire più fasce di persone, da un pubblico più giovanile, anche un pubblico più maturo. E il messaggio, alla fine, come si conclude il libro, è un messaggio di speranza. E c'è qualcosa che vuoi dire in particolare a quelli che magari saranno i tuoi lettori, i tuoi prossimi lettori, a chi incontrerà i tuoi libri? Quello che mi piace trasmettere è che una persona deve credere sempre in se stesso, che nonostante tutto, cioè non si deve mai arrendere, ecco, lottare per il proprio sogno, per quello che ama, non buttarlo. Che bello Eleonora, che bello che siamo tantissime donne e quindi in nostra compagnia. Adesso c'è un'altra autrice che voglio andare subito a presentare ai nostri telespettatori, Enza Squillacioti. Ciao Enza, buonasera, benvenuta buonasera. Nei nostri studi, ti chiedo una piccola presentazione. Sono Enza Squillacioti, sono cuoca, e ho pubblicato 2 libri in maniera autonoma. E Eleonora mi dà una mano a farli conoscere. Che libro vuoi presentarci oggi? Di quale dei libri ci parli? Io ho scritto 2 raccolte di poesie, perché scrivo soprattutto poesie o piccoli pensieri. E quindi posso parlare di 1000 nuovi germogli che ho pubblicato e anche con la mente danzante percorrerò binari paralleli. Volevo sapere che messaggio vuoi trasmettere ai tuoi lettori, a chi insomma conoscerà i tuoi libri? Io scrivo soprattutto poesie sulle sensazioni, sulle emozioni. Ho scritto anche poesie sulla natura, sul tempo, perché sono le cose a cui mi avvicino di più, ma soprattutto sul benessere in generale, anche sulla tristezza, sull'allegria, i rapporti con la società e con le persone. Sono poesie che nascono così, spontanee. Infatti ci sono dei periodi che non arriva niente, non scrivo. Quando arriva e devo scrivere, trasmettere quello che ho in mente, perché poi in effetti finisce lì. E quindi
passa. E allora scrivo, ovunque mi trovo, mi fermo e scrivo perché vedo un particolare che mi colpisce, o una parola o una frase, e quindi devo trasmettere ciò che mi ha fatto sentire questa sensazione. Il mio progetto è associare racconti, poesie e cucina. Grazie, grazie mille Enza, ti ritroveremo magari prossimamente, se dovessi scrivere qualche altro libro tornerai qui nei nostri studi a presentarcelo. Grazie infinite. Ciao. Ciao Marta, benvenuta nei nostri studi, chiedo anche a te una piccola presentazione per i nostri telespettatori che magari non ti conoscono ancora. Allora, io sono un'autrice di gialli, nello specifico fino ad ora ho scritto gialli classici, cioè ad enigma, quelli che contengono all'interno della trama tutti gli elementi necessari e sufficienti alla soluzione del mistero. L'ultimo libro si intitola Ballo in Fa minore, e non a caso, perché il mistero parte proprio da una morte misteriosa al Teatro dell'Opera di Budapest nell'inverno del 2024. Bene, molto interessante. Magari lo acquisterò, Marta, poi ti farò sapere che cosa ne penso e soprattutto se sono riuscita ad arrivare alla soluzione giusta. Marta, con i tuoi libri c'è un messaggio in particolare che tu vuoi trasmettere ai tuoi lettori oppure è semplicemente una passione che tu metti su carta? Questo libro, l'ultimo, ruota intorno a un tema abbastanza tabù nella nostra civiltà occidentale, che è quello della morte. Quindi vuole essere anche una riflessione sul senso della vita rispetto alla morte, che è il passaggio che aspetterà tutti. Quali sono le difficoltà maggiori quando scrivi i tuoi libri? L'inventare una trama oppure ci sono altri tipi di difficoltà? Sicuramente scrivendo gialli la difficoltà principale sta nel creare un intreccio solido che abbia un senso, che sia coerente in tutte le sue parti. Tutto deve essere comprensibile, ricostruibile, logicamente risolto. Ho capito. Ascolta, ci sono altri progetti in cantiere? Qualcosa che già pensi di scrivere, sì, di nuovo? Sto già scrivendo, sono già circa alla metà del seguito di questa serie di cui parlavo, quindi del quarto libro della serie, che uscirà nella prima metà dell'anno prossimo. E per cui sto ancora cercando un titolo efficace e ci porterà indietro nel tempo, perché una parte della storia si svolgerà sulle grandi navi transatlantiche degli anni 30. Sarà un viaggio fatto su due linee temporali diverse, una appunto quella degli anni 30 e una ai giorni nostri. Ovviamente ci sarà una connessione tra i due piani temporali e che sarà oggetto del mistero. Bene Marta, vedo che non ti fermi mai, mi fa piacere questa cosa, allora noi ti riattendiamo qui nei nostri studi per parlare del tuo prossimo libro e speriamo che tu possa trovare presto anche un titolo adatto. Ciao Marta, grazie mille. Grazie mille, ciao a tutti e grazie. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Farina poco raffinata per pizza. Le farine magiche. Fatte bene per far bene. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente. Chi è Gualtiero? Gualtiero è uno scrittore di horror, fantascienza, distopico, tanto per non farci mancare nulla, che ha iniziato a scrivere poco meno di una decina di anni fa. L'horror l'ho sempre trovato catartico, è una roba che secondo me ti tira fuori ciò che di negativo c'è dentro, ti permette di sfogarti un attimino, c'è chi fa sport, chi va a correre. Chi scrive è all'interno della scrittura, questi generi trovo che siano quelli un po' più
che ti permettono di dare veramente sfogo alla fantasia e a tutti i sentimenti cattivi, repressi che hai nei confronti del mondo. Che cos'è Satan's Grill? Satan's Grill è una cosa strana che è successa mentre stavo guidando per Torino. Ho visto un'insegna e a guardarla mi sembrava che componesse queste parole, no? Satan's Grill. Grill era del tutto leggibile, Satan's no. E vabbè, la mente è quella, settata sull'orlo, ho detto però di... E allora niente, ho visto questa insegna parzialmente scoperta, ho detto come nome ci potrebbe anche stare. Ho iniziato a riflettere su come poteva essere un posto che si chiamava Satan's Grill, cosa ci potevo far accadere dentro, e quando sono arrivato a casa avevo più o meno una bozza di trama, una bozza di personaggi, poi mi sono messo lì, chiaramente ci ho lavorato un po' sopra, però l'idea è nata lì, durante quel percorso in macchina in centro di Torino. Che fanno? Domando. La domanda giusta è: perché sono qui? È la prima volta che si avvicinano così tanto al grill. Lui ha ragione. Una cosa del genere non si è mai vista. Forse si sono persi, azzarda Rebecca. Credo volesse aggiungere altro, ma le urla alle nostre spalle catturano la nostra attenzione. Il Satan's Grill, all'interno del testo, è una specie di porto sicuro, un posto dove, senza sonno, che sono una versione leggermente modificata dello zombie classico, quindi quello che attacca, barcolla, ti morde e ti mangia, non sono mai andati. Questa notte i senza sonno invece si muovono e riescono a avvicinarsi al grill più di quanto abbiano mai fatto in tutti gli anni precedenti, perché poi i ragazzi che si ritrovano al grill sono ritrovati lì per parecchi anni consecutivi. E quindi questo poi dà via alla seconda parte del testo, in cui succedono cose. Leggi il mio libro perché secondo me il genere horror è sottovalutato, soprattutto un horror come quello che scrivo io, che non è così pesante, cioè è una cosa che possono leggere più o meno tutti. Certo, ci sono dei passaggi che sono un po' crudi, ma non c'è niente di veramente traumatizzante o disturbante, quindi secondo me molti potrebbero arrivare a leggere l'horror pur non avendolo mai fatto, perché è un genere che ha una sua dignità. Va bene, grazie Gualtiero per essere stato con noi. Ho aperto la porta alla quale mi ha bussato Eleonora e ci siamo conosciuti per il suo primo evento a Roma e niente, da lì è nata una bellissima collaborazione. Mi sono trovato sempre bene con lei, con i suoi eventi, con la sua pazzia, visto che sono un po' pazzo e frenetico anch'io, quindi siamo andati un po' di pari passo. E il quarto romanzo che scrivo, che ho pubblicato, l'abbiamo definito come genere letterario per la nostra scaletta fantasy introspettivo. Fantasy, perché diciamo, racconto la storia di uno scrittore famoso che ha perso la sua vena artistica e quindi a un certo punto della sua vita si ritrova a non avere più nessun tema, nessuna storia da raccontare, completamente bloccato in se stesso, e decide attraverso un viaggio di recuperare quello che ha perso. Perso tra virgolette, perché la parte fantasy è rappresentata da un'entità che gli si è manifestata portandogli via quello che è la scrittura, la sua fantasia, il suo modo di creare. E quindi deve rincorrere questa entità e attraverso piccoli segnali che quest'ultima gli lascia capisce poi dove deve andare e andrà verso appunto l'estremo nord per vedere anche quella che per lui è sempre stato il suo sogno, l'aurora boreale. Un racconto di fantasia che allo stesso tempo ci catapulta in una realtà molto spesso nascosta e sottovalutata. Cambiamenti, ricerca della felicità, amicizie, sentimenti e lavoro condizionano inevitabilmente la nostra vita. Siamo al centro, circondati da una moltitudine di variabili in continuo mutamento. È davvero difficile trovare quello spazio che ci consente di individuare la giusta posizione nel bel mezzo del caos. Un disordine molto spesso generato da noi stessi, dalle nostre insicurezze e dal fatto che, molte volte, restiamo passivi di fronte ad avvenimenti sconvolgenti. È davvero difficile, ma non impossibile. Questo è il mio messaggio. Grazie Diego. Cos'è acqua? Beh,
Acque è una parte di me molto importante perché intanto è il mio primo libro. Cioè, Acque in realtà nacque nel 2015 e fu un esperimento, insomma, ho provato a scrivere perché insomma è una cosa che mi è sempre piaciuta, un'amica mi ha un po' spronata e avevo fatto questo libro che era molto più alto, molto più prolisso, finiva in un modo diverso, quindi insomma è stata una cosa, proprio un esperimento che ho dato a una piccola casa editrice che poi pian piano è sparita, quindi per non lasciarlo nel dimenticatoio, per fortuna ho conosciuto te e ho pensato di ridare un po' di vita al libro, quindi l'ho ripreso, rispolverato, riscritto, sistemato, è qua. Allora, il personaggio principale è Greta, che abita in un posto bellissimo, che è dove vivo io praticamente, sul fiume Ticino. Non mi piace tanto definirlo un romance, perché l'amore c'è, ma è un filo leggero in questo libro. In realtà per me è molto più psicologico, molto più mistero, è molto più ricerca. Infatti, è un romance mystery, secondo la mia scaletta. Esatto, infatti, esattamente questo. Quale messaggio vogliamo trasmettere con Acqua? Beh, Acque è un po' il paladino dei ricordi di famiglia, di tutto quello che sono gli affetti familiari a cui sono particolarmente legata. Che cosa vogliamo dire a tutti coloro che vorrebbero scrivere un libro ma ancora non l'hanno fatto? No, di buttarsi, di farlo, perché è un'esperienza veramente bella e che ti dà tantissimo. E terapeutico, assolutamente, sì. Direi di sì. E di affidarsi a qualcuno come te che segue le cose così bene. Vanna ha scritto un libro. Ho scritto un libro per te, volevo solo uno spritz, eccolo qua, mangiato dal mio cane, perché oggi non c'è il mio cane, ma è comunque presente con i suoi dentini. Ma diciamo che non è un libro, è una raccolta di racconti che ho messo insieme soprattutto nel periodo del Covid e ho pensato di metterlo insieme in un fil rouge di questa donna che si annoia e chiede alle amiche di mandarle delle storie perché ha voglia di sentirsi intorno a un tavolo bevendo uno spritz con le amiche, non una sfigata in camera sua che non può neanche uscire per fare la spesa. E queste amiche non si fanno attendere, iniziano a mandare racconti e questo è un po' il mio modo di scrivere. Io scrivo come parlo, questo libro parla di donne del passato, di donne del presente, di donne del futuro. Parla di sentimenti, parla di Cipria, parla di donne nello spazio, parla di politica, parla di un po' di tutto, nel senso che noi donne siamo veramente tanto sfaccettate. E dunque non si può dire tu pensi quella cosa lì e tu pensi quella cosa là. Tutte pensiamo un giorno quella, un giorno l'altra, ma che è sintomo di grande elaborazione mentale, non di follia. Anche un di po' forte di intelligenza. E di forte non intelligenza. Ce ne vogliano. Ok, ringraziamo Vanna ufficialmente per essere stata con noi. Grazie. Questo è il momento in cui io do gli attestati, questo è il tuo. Questa puntata è tutto, ringraziamo Eleonora Marsella del blog di Eleonora Marsella e V-Strong e ovviamente tutti gli autori in castello. Alla prossima! Questo programma è offerto da...